È una scelta naturale che è nata appunto dall'esigenza di riportare tutto a casa, cioè di riportare tutto qui. È un'idea che ho avuto dopo il primo Covid, in realtà. Mi è sembrato naturale riscoprire, rivedere cose che avevo sempre sotto gli occhi e che non ho avuto mai, o non ho avuto più il tempo di guardare da un po'. E quindi riscoprirle, rivederle, riconoscerle, riapprezzarle. E ho pensato che dovessi veramente riportare tutto a casa, riportare tutto qui e provare a cercare di fare un progetto che comprendesse non solo la moda, ma che toccasse tutte le altre discipline. Ed è stata una serie di circostanze, di casi, ma credo che ci sia sempre un disegno dall'alto, il fatto che comanda, per cui ho incontrato delle persone straordinarie con le quali abbiamo iniziato a parlare e a progettare questo che è un sogno che si realizza, cioè fare una sfilata, che non è solo una sfilata, ma è veramente un film. Quindi far vedere che la Sardegna è un continente, è pieno di sfumature, di squarci, di mondi che si possono incontrare e scoprire, che fanno sì appunto che la Sardegna diventi un universo, la Sardegna come proiezione del mondo, come proiezione, come stratificazione, come scoperta, come luoghi che insieme raccontano un mondo unico. Chiaramente quale poteva essere il luogo straordinario, se non chiaramente il mare che tutti conoscono, ma c'è un'entroterra ricca di storie e di esistenze. E la reggia nuragica di Barumini credo sia l'esempio più grande, più maestoso, più potente. Ricordiamoci che mentre noi erigevamo questi palazzi, queste costruzioni straordinarie che ancora sono piene di mistero, nel resto dell'Italia stava ancora nelle palafitte. Quindi, insomma, siamo stati un po' avanti, un po' precursori di questa che è veramente la nostra terra. Una terra che chiaramente è stata invasa, presa d'assalto, è stata oggetto di desiderio da parte di tutte le popolazioni, dai fenici, romani, gli spagnoli e i francesi sono approdati qui, tutti cercando di cancellare quello che era stato il lavoro dei popoli che l'avevano preceduta. In realtà noi siamo veramente la fusione, l'amalgama, il risultato di queste culture, quindi una stratificazione incredibile che erutta tutti i giorni in cose straordinarie, cioè dall'artigianato, dai coltelli, all'oreficeria, ai tappeti, tutto veramente in Sardegna brulica di storia. E quindi per me è naturale attingere volontariamente e anche inconsciamente a questo patrimonio, che poi cerco di trasferire negli stracci che faccio. Quale luogo migliore, quale posto più bello, quale location più straordinaria di questa per raccontare una storia che un po' richiama quella del Decamerone, cioè una massa di persone, una folla di persone, un pellegrinaggio vero e proprio che arrivano al nuraghe e quindi cercano un rifugio in un luogo, che in questo caso è il nuraghe, per chiedere veramente, come dire, la grazia per proteggersi dalla malattia. Arrivano in questo posto, trovano rifugio in questo luogo che è, come dire, governato da una regina, che è la Nurajamanna, cioè la grande Nuraga, è una donna, una regina che governa questo luogo e che ha probabilmente le doti, le capacità di annullare, di annientare questa malattia. Quindi c'è questa popolazione, questa massa di persone che si spostano, che vagano per le campagne appunto della Sardegna fino ad arrivare in questo luogo. Noi come sempre abbiamo raccontato una storia perché qui si dice lo storytelling è quello che ci ha sempre contraddistinto e in questo momento oltre a raccontarlo, voglio dire, abbiamo la possibilità di filmarlo, di fare un vero e proprio film. Allora, intanto è necessario sottolineare una cosa. Tutto quello che vedete è stato realizzato veramente con maestranze sarde e abbiamo veramente attinto da quello che è un bacino straordinario che la Sardegna offre per cercare persone e personaggi che raccontino questa storia. Quindi i ragazzi, i modelli, le modelle, le comparse sono attori che si sono prestati e hanno, sono stati coinvolti in questo progetto. Questa è una cosa molto importante perché per la prima volta, come dire, abbiamo lavorato in casa e come dire, con gli indigeni e con gli autoctoni. Questa è una cosa molto importante. La collezione, come sempre, è una commissione di
di contrasti, di dicotomie, di lati opposti che poi si attraggono. Quindi c'è una parte molto romantica, fatta di stampe, di luccichi, di sbellucichi, di frammenti, di ricami, che sono appunto quelli ricavati dai cascami, dai rifiuti, dalle cose andate via, recuperate e quindi impreziosite. E poi c'è tutta una parte invece più street, più punk, più diciamo, che taglia, che rompe, che spezza questo romanticismo, quindi una parte molto più forte. Ecco, questo connubio poi viene, come dire, rappresentato dagli abiti, dagli accostamenti e dalle proporzioni. Questo progetto, insomma, si è potuto realizzare intanto grazie alla Fondazione Sardegna Film Commission e della Regione Sardegna, alla Sardegna Teatro, Fondazione Barumini, Sistema Cultura, il Comune di Barumini. E chiaramente un ringraziamento particolare va a un orafo straordinario, Nanni Rocca, che ha contribuito con i suoi gioielli, sono appunto una rivisitazione, una reinterpretazione appunto dei Monili Sardi, che chiaramente dialogano benissimo con i miei abiti, quindi grazie Nanni. E questo progetto racconta la mia Sardegna in maniera un po' magica, anche perché di solito io porto la Sardegna nel mondo e questa volta ho cercato di portare il mondo in Sardegna.